Nella solitudine della tua cameretta, di cosa ridi? Allora, una cosa che mi fa un sacco ridere, che purtroppo è un bel po' che non sperimento, è quando vado agli open mic, cioè le serate dove si provano in 5 minuti, sì, e vedo un comico fallire malamente. Ah, come passa il tempo quando ci si diverte. Come passa il tempo... Passa più in fretta. La risposta è facile, ce lo dice la scienza, bla bla bla. Ah, tiriamo articolo, fuori la scienza persino. Qui ci dicono che siccome la dopamina è una sostanza prodotta al cervello durante i momenti felici... Sì, vuoi dirlo anche un po' meno, cioè, scusa, scazzato. Ma a me interessa, scusami Beppe, sì, a me cosa, interessa. Vai. Com'è che funziona la dopamina? Allora, praticamente... Sì, ciao. Cosa succede? Questi neurotrasmettitori, sì, insomma, sì, a un certo punto rilasciano sta roba, sì, e tu, sì, sei felice perché... Sei felice, sei no? Felice, essendo, sì, felice, sì, come quei cricetti, come le cavie, no? Sì. Infatti l'hanno fatto sulle cavie, sta, sì, roba. E le cavie girando dicevano: ma guarda che bello, ah, il tempo come felice, passa. Ah, come sono felice, e quindi il tempo passa più in fretta. Vabbè, questa sostanza comunque è collegata a tutto ciò che il corpo attribuisce a premi e gratificazioni. Ok, oh, bene, ad esempio, questo è un punto. È fra le sostanze, sì, rilasciate quando si compiono, sì, atti di generosità. Ah, bene, ottimo. Che bello. Oppure anche durante il sesso. Ah. Infatti, ho pensato ieri sera mentre leggevo sta cosa, il sesso per qualcuno dura poco e per altri dura di più. È vero. Quindi non dovremmo più chiedere al nostro partner: ti è piaciuto? Ma, amore, quanto pensi sia durato? Ah, certo. Quindi se sì, risponde bello, poco, significa, sì, che è durato tanto. Sì. Viceversa, se è stato lungo, non si è divertito. Però quindi... c'è anche l'intonazione, cioè se ti dice poco, cioè così si sta un po' lamentando forse, no? Ma che cazzo me ne frega. Ok, va bene, allora, scusa. Poi ho trovato quest'altra, sì, cosa di Carlo Rovelli, perché, sì, qua facciamo anche scienza in questa trasmissione. Male, facciamo tutto male. Tutto ma... brutto. Ho scoperto nell'ordine del tempo che vi consiglio di leggere che il tempo passa più velocemente in alcuni luoghi rispetto che ad altri. È vero. Cioè, sì, tipo il tempo scorre più velocemente in montagna, sì, e più lento in pianura. Sì. Quindi non so, se uno vive tipo in montagna, invecchia, sì, prima. Se uno vive in pianura, invecchia dopo. Peggio però, okay? Invecchia dopo ma peggio. La differenza, insomma, non è così grande, però si può misurare con degli orologi. Vabbè, comunque, questo per dirvi che un monologo probabilmente del nostro ospite che sta per arrivare, che poi, Perché sembra Bisio adesso, sta per arrivare. Un monologo di un comico potrebbe durare in pianura, sì, cioè potrebbe risultare un po' più lento. Chissà, in montagna, chissà l'introduzione di Beppe quanto potrebbe, sì, durare una vita in montagna. Uno, capito, che sta ascoltando questa puntata in montagna e uno con che i tornanti, in Madonna, macchina sulla strada dritta, tipo in autostrada, no? Certo. A te, caro amico, che sei lì alle 21 e che rotti è su la A6, sì, la A4, ma cazzo, neanche... sei in Italia, è troppo tempo che non esco di casa, questo cazzo di lockdown, io sto impazzendo, cazzo, lo sentite come scrivo, non riesco a scrivere, non riesco a parlare. Però potresti andare a piedi, cioè è vero, oddio, che non ci fanno uscire, però potresti camminare per trovare l'ispirazione. Comunque, sì, ragazzi, sì, oggi parliamo di divertirsi. Io non mi diverto più, basta, mi sono rotto le palle. Perché tu hai avuto, sì, un figlio, Alessandro. C'è una motivazione, no, fisica, ma in realtà, no, in realtà mi sto divertendo col figlio. Però come devo dire, come passa il tempo con un figlio? Facendo mille cose contemporaneamente. Ma oggi non ho fatto un cazzo. No, no, ho fatto un milione di cose. No, mi sono messo su YouTube a cercare un po' di stand-up italiani. Sì. Sono un po' annoiato, ragazzi. Non ho fatto nulla, ho fatto che un ti... po' fatica. Cioè, mi sono nulla, un po' preoccupato per lo stato della comicità in Italia. Ah, diciamo che si è preoccupato, sì, Alessandro Crongoni. Quindi adesso, insomma, faremo qualcosa. Un editto, un emendamento. Cosa vogliamo fare? Ma ti va bene così a te? Ma che cazzo me ne frega. Scusa, piano. Però devo dire che c'è stato un bel impulso con LOL, questa serie televisiva, sì, in 6 puntate, che ha riunito, sì, in questa stanza 10 comici, sì. E poi sono tutti tornati alla depressione. Tutti tornati alla depressione. Sì, perché l'altro grande luogo comune è che in realtà il comico è un depresso nato, cioè cerca di esorcizzare la depressione, sì, con, cioè, le battute, con la comicità. Ma come se tutti fossero una cosa sola, capito? Esatto, come se tutti i comici fossero così. Io devo fare un coming out, ragazzi. Ti Io prego. Odio, sì, Fantozzi. Lo, no, odio, ecco, profondamente. Non riesco venire... a guardare. Lo so che ti fa venire l'orticaria. Mi viene da grattare, veramente. E infatti voglio chiedere all'ospite che, sì, avremo fra poco qui, sì, con noi, cosa ne pensa di Fantozzi. Perché io ho proprio il tempo, non mi passa davanti a un film di, allora, Fantozzi. La tua categoria di persone che non sopportano Fantozzi c'è. L'ho conosciuta tante volte nella vita e mi preoccupa che esista questa, perché, cosa. Perché io empatizzo, che secondo me, cioè, Fantozzi è la cosa più importante che abbiamo in Italia. Cioè, che è stata una delle tante cose importanti. Oltre alla Costituzione, che... ad altre, vabbè, cose, ma quelle, insomma, sono cose, sì, già, la Costituzione
attenzione, però, Riccardo, non fa ridere, cioè ci spiega anche il tuo grado di comicità. Attenzione, no. Con la Costituzione. Fa ridere perché Non viene applicata, ce la racconta. E non gli ho mai capito. Mia sorella non sopportava Fantozzi perché vedeva nelle sue disgrazie un senso di depressione. Come che, fai a ridere di uno che sta male? Comunque, allora, ma è proprio la cosa di cui c'è. Però è quello. Comunque, posso dire, non è Radio Longoni, non dobbiamo parlare della famiglia di Longoni, ma dobbiamo parlare con il nostro prossimo ospite. Ed è con noi il più grande umorista, diciamo così, sì, dell'ultimo quarto d'ora. Cazzo vuoi? Posso introdurre un ospite una volta con calma? Tranquillo, Beppe. Il più grande umorista delle ultime settimane, Luca Ravenna, autore televisivo, umorista, che vorrei lanciare con questa piccola clip audio. Quando ci si diverte il tempo vola, aia, e infatti abbiamo già la seconda eliminazione. Peccato perché era così elegante. Voi capite che Luca Ravenna è stato eliminato da LOL con la frase della puntata di oggi? Ma è meraviglioso, non lo sapevo questo, non me lo ricordavo perché di Perché non Fedez. Studi abbastanza. Hai ragione. Mi hai colto impreparato. Ciao Luca. Ciao. Ciao, ciao a tutti, piacere, state parlando con il Fantozzi di LOL. Esatto, infatti, sì, effettivamente sì. Vai subito sul punto, volevo tirarla fuori dopo, però viene fuori adesso. Com'è andato LOL? Beh, è stata un'esperienza, vabbè, al di là ovviamente il successo quasi demenziale che ha avuto. E per demenziale dico in senso assolutamente buono, cioè imprevedibile anche da parte di tutto il cast, nel senso che forse l'unico che aveva un'idea più lucida su cosa sarebbe successo era Frank, che infatti domina lo show in modo diverso dagli altri. Che però un po' ride, no? Possiamo dirlo, Luca, dai, ha riso un sacco o no? Beh, guardate, io veramente ero esattamente come ho detto durante il programma, cioè mi sembrava di essere dicendo, beh ragazzi, io sono la quota indie del programma, tipo, come se avessero chiamato sì, la percezione da fuori era questa, Luca, infatti quando lo vedevi dicevi, cazzo, poverino Luca, è come ai party si conoscono in nove e c'è l'amico che si porta dietro qualcuno, e dici, questo ragazzo fa... L'ho detto anche nel programma, io conoscevo bene Michela, che ha iniziato ad esibirci, no, abbiamo un carattere molto diverso. Sembravo il cugino di Michela che viene portato alla festa, però sono figlio della zia un po' matta, sì, sto certo. In campagna. Quello che non sta faccio bene. Le pozioni con l'acqua e il sapone, certo. Cose un po'. Però si bulla anche di fare queste cose, cioè va dagli altri e dice guarda ho fatto le bolle con l'acqua e il sapone, esatto. Tutti lo guardano, esatto. Dicono, povero cazzo, scemo. Torna a giocare, esatto. All'angolo. La mamma della festeggiata dice sì, però non invitiamo più questo qui, cioè, esatto, è un po' spostato. Quindi ci stai dicendo che sei stato un po' in difficoltà durante la registrazione? No, in difficoltà nel senso ero come si è visto, nel senso molto sono stato coerente nel mio percorso, quello che ho fatto l'ho portato a casa. Intanto scusami, contento. Sei Luca, vero? Non sei Lillo? Era data uno a uno. Ma voi avete idea di, per un comico di livello, è inutile che lo dica, io come Lillo, c'è cioè uno che ha fatto storia della comicità con Greg, con Virginia Raffaele, cosa significhino queste due settimane in cui lui, io penso che stia impazzendo a dire so a Lillo, sì. È un tormentone. Vabbè, sempre meglio, scusatemi, di Pintus, che incontrerà la gente che gli dirà hai cacato. Insomma, cioè tra i due o Cannavacciuolo, che tra l'altro ieri stavo vedendo Muschio Selvaggio e parlavano della timeline degli Instagram di Cannavacciuolo, sono andato a vedermi live i post di Cannavacciuolo e sotto matto. I post normali tipo uè guagliò stasera c'è la puntata di e sotto c'è hai cacato. Commenti sono hai cacato, cioè... Perché spieghiamolo a chi ascolta su Radio 24 questa trasmissione, è diventato un refrain all'interno di LOL, Pintus che imita Cannavacciuolo con questa frase qua. Luca, tu spieghiamo ai nostri ascoltatori, sei autore televisivo come diceva Beppe, sei uno stand up comedian o in italiano come si può tradurre umorista, mettiamola così, monologhista, e la cosa peculiare su cui tu giochi molto è che sei un Milano trapiantato a Roma. Allora la cosa che mi viene da chiederti, perché a me mi hanno fucilato a Roma, tu quando vai al bar ordini caffè e cornetto. Ah, perfetto, hai imparato. Io sono arrivato giù. Sei piegato a questa cosa? Cioè non ti ostini a dire brioche? Se sei italiano e fai la pizza in America e ti chiedono l'ananas, tu ci metti l'ananas perché sei in un altro stato. Ah, certo, ti adatti. Sei adeguato, diciamo. Come i turchi fanno il kebab con mille salse di merda sopra qua in Italia. Però non devi posso credere ai gusti del posto dove ti certo, trovi. Però non posso credere che tu richieda una busta quando sei al supermercato. Non posso. Sì, no, adesso qua da 15 anni ci ho imparato. Orco giù. Cioè, non c'è più il sacchetto, c'è la busta. No, c'è una busta. Sì, io sono un piede nero, cioè sono un francese nato in Algeria. Proprio. Mi lamento in tutti e due i posti, dove vado mi lamento allo stesso modo, sia a Milano che a Roma.
Luca, scusami, ci chiedevamo prima di entrare in registrazione com'è lo stato della comicità italiana. Ti prego, dici termometro. Qualcosa. Ma allora, devo dire che un po' grazie a LOL, un po' grazie al programma di Valerio Lundini, sì, un po' grazie a non so cosa, mi sembra che all'improvviso la comicità sia tipo diventata un tema interessante e che va, cioè non che non prima non lo fosse, però tipo se ne parla, diventa un argomento di discussione, secondo me, perché ha molto a che fare con la felicità delle persone, siccome quest'anno e mezzo è stato non proprio il più entusiasta. Un anno di merda, secolo, possiamo dirlo, sì. Allora è interessante vedere come la gente, mi sembra che le persone cerchino molto di ridere, ma è anche interessante vedere come gli altri dicono no, non devi ridere per questo, sennò sei un coglione, devi ridere per quest'altro perché è molto più bello. Senti, ma tu, nella solitudine della tua cameretta, di cosa ridi? Cioè, chi è che ti fa ridere? Una bellissima domanda. Allora, una cosa che mi fa un sacco ridere, che purtroppo è un bel Pokémon esperimento, quando vado agli open mic, cioè le serate dove si provano in 5 minuti, sì, e vedo un comico fallire malamente. No, vabbè, ma sei un bastardo, cioè sei un sadico. No, piace anche a me, perché è una cosa che riesco spesso a fare quando sbaglio una battuta e riprenderla subito dopo. Ah, okay. Invece vedere uno che fallisce e che butta via, è quel principio per cui quando vedi un gruppo di amici, uno prova a fare una battuta, nessuno la sente, però tu incroci lo sguardo con lui o con lei, uh-huh, e gli fai capire che l'hai sentita. E non ridi comunque. Certo. Ma no, ma sei uno stronzo, dai. Senti, invece, al contrario, che cosa ti annoia? Perché io, non so, ultimamente anche quando guardo la televisione, guardo i social, provo un senso di noia mortale. C'è poca roba che mi accende veramente. Vabbè, sarà che il mio cervello ormai è settato su cose turpi e che non si possono dire. Però cos'è che ti annoia? Una cosa che mi annoia da morire è quando vedo una gag o un comico che reitera la stessa gag all'infinito. Ah, Montanini, quindi. Questo l'hai detto tu. No, nel senso, quando dici la stessa cosa 8.800 volte, è una cosa che odio anche di me. Nel senso che quando so che magari fa un'imitazione che funziona e la stai facendo perché sai che al pubblico piace, è sempre mi mette un po' ansia, perché dico io valgo di più, come una pubblicità della L'Oreal. Ecco Luca, mi viene in mente di chiederti, tu sei nato autore televisivo e poi ti sei inventato stand-up comedian o viceversa? No, io ho fatto sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Quindi già mi sentivo un cazzo e mezzo. Poi, no, scherzo, ho avuto la fortuna di lavorare con i Pils, il gruppo romano. Sì. Sei stato sceneggiatore per i Pils, no? Scrivevi, esatto, per loro. Scrivevo con loro e io ero con loro tipo... avete presente il nero di Ghostbusters? Ah, sì, certo. Ok, quello lì. Cioè quello che nessuno non si nessuna... ricorda il nome, esatto. Cioè, è sempre così. Okay. E mi sa che doveva farlo Eddie Murphy, ma poi ha detto no e quindi hanno un po' cambiato anche la... era pure morto John Belushi, quindi hanno chiamato Bill Maher. Vabbè, sì, comunque quella roba lì, e ho iniziato a scrivere con loro, quindi ho fatto l'autore, uh-huh, e poi lavoravo a quelli che il calcio, facevo, sì, proprio l'autore del programma, però già vi state annoiando voi a sentirmelo dire, immaginate farlo. Avrei detto 700 milioni di volte, l'avrei no, raccontata. Ma guarda che c'è di peggio, poi insomma, ero molto contento, però ho detto no, io voglio stare sul palco, voglio fare questa roba. Ok, quindi... il tuo esordio, no scusami, però mi interessa, il tuo esordio com'è andato? Cioè com'è con i cominciato a fare questa cosa? Guarda, grazie a un open mic che fu organizzato a Roma da Ferrario, Raimondo e De Carlo, che poi sono i tre che sono andati su Netflix per, sì, primi, e che a differenza del gruppo di Satiriasi, di cui due di loro facevano parte, che non si apriva al mondo, loro erano in clave di un po', si può dire, un po' stronzoni che non volevano che si aprissero altre serate, hanno fatto questo open mic, io sono stato fra i primi a farlo e è andato bene, sembravo Eminem in 8 Mile. Ma chi è il tuo preferito tra loro tre, tra De Carlo e... Cioè, chi vuoi più bene? Vabbè, Edoardo è come se fosse un fratello maggiore, quindi io, nel senso, io lo conosco molto bene, lavoriamo insieme e per lui è proprio Edoardo. Poi Francesco e anche Saverio hanno tutti e tre dei ruoli. Saverio è tipo Toki Kenshiro, se ce l'avete comunque presente. Certo. C'è un po' di dissing tra i comici in Italia o sbaglio? Cioè mi sa un po' di rap americano, no? C'è un po' quella cosa per cui che si lancia, ci si prende un po' per il culo e io faccio più ridere. Cioè mi ricordo, ho fatto qualche laboratorio di comici e fuori a un certo punto c'era io però ho fatto più ridere di te. C'è un po' questa cosa qua, no? Cioè la sindrome del cazzo lungo sostanzialmente. Sì.
come in tutti i lavori c'è assolutamente, poi lì c'è il discorso che sei da solo sul palco e quindi assolutamente c'è, però penso che ci sia anche molta collaborazione. Non voglio spegnere questo focherello che state accendendo, cioè ci sono assolutamente delle rivalità palesi, per cui tu pensi no, ma io faccio ridere ma faccio anche riflettere, loro, la loro è comicità di pancia, come se non avesse valore. E quindi sì, assolutamente c'è rivalità, e però finché, diciamo, conviene aiutarsi, anche perché stiamo parlando di un mondo relativamente di nicchia, quello della, dei monologhisti di oggi, quindi... Quando è stata la volta che ti sei trovato davanti a un pubblico ghiacciato, cioè che facevi veramente fatica, cioè a portare... Cioè che hanno detto da fuori, cazzo, non è passato un cazzo, cazzo spettacolo. Cioè proprio il tempo qua si è bloccato. Percepito un'ora e mezza. 9.05 allora, sono sì, ancora come se l'avessi fatto in, non in pianura ma nei Paesi Bassi direttamente. Esattamente, sotto il livello del mare. Allora, una volta sono stato a Conegliano Veneto e terra il, mia. Il gestore del locale mi ha detto vai tranquillo, qua sono radical chic, puoi dire tutto quello che vuoi. L'idea di radical chic sua significava non è gente del Ku Klux Klan, ma perché stanno aspettando i cappucci. Esatto. E quindi ho fatto mezz'ora di monologo raccontando alla mia famiglia di origine ebraica, io che andavo dal terapeuta, queste cose qua, omosessualità, recondita. Cazzo, sembrava Frozen per mezz'ora. Mamma mia, ragazzi. E poi ho chiesto qual è il vostro piatto tipico. Una ragazza ha detto tipo polenta osei, non so, ha fatto una battuta su osei. Ho detto vabbè, non scherzerò certo ora sugli osei e gli uccelli. È esplosa la sala e ho detto signori, benvenuti nel mondo dei doppi sensi, ora mi faccio mezz'ora con le gomitiere su cazzo, figa e cose varie. Ragazzi, siamo veneti siamo binari 0-1, cioè non c'è molta sfumatura. Scusami, in quel momento ti sei reso conto che potevi portare a casa la serata con non so delle pernacchie sempre all'interno di un monologo, però diciamo che lì il sesso l'ha fatta da padrona, un argomento, e tu devi essere capace secondo me sempre di adattarti, cioè comunque la serata è un piccolo cazzo, si va male anche se tu ti consideri Louis C.K., cosa che non sei, quindi tanto vale mettersi a fare le battute che devi fare. Va bene, senti, così. Te lo chiedo adesso perché sennò me lo dimentico sicuramente durante tutta la puntata. Chi è il miglior comico oggi in Italia? Il miglior comico oggi, a te escluso, in Italia, chiaramente. Ma fra monologhisti o tu cui? Ma... scegli tu, cioè uno che dici stupiscici la comicità. Cazzo, tutti al servizio di Longoni stamattina, scegli tu, prendi tu, dacci un po'. Allora, il miglior monologhista secondo me io. Ce ne sono diversi. Il miglior scrittore di battute è Stefano Rapone, in assoluto, che lavora alla pezza di lui. Sì, sì. Il miglior showman, diciamo, televisivo, ovviamente Valerio in questo momento. King del podcast, Daniele Tinti, ve li sto snocciolando tutti. E il miglior comico in assoluto, forse alla fine, è sempre Checco Zalone. Scusami, ma tu hai detto che tu, come dire, scherzando, hai detto che tu sei il miglior comico, ma tu ti riguardi? Mi riguardo, beh sì, per forza devi riguardarti, delle tue battute. È una cosa dolorosissima riguardarsi, Madonna, ma come devi farlo, e perché devi capire cosa stavi dicendo e come lo stavi dicendo, e dici ma quello sono io che ho detto quelle puttanate orribili senza nessun tipo di senso e valore. Guarda Luca, entro in un terreno che è un po' quello del non si può dire, del tabù. Allora, tu racconti di essere mezzo ebreo, c'è un bellissimo video insomma che potete trovare su YouTube, e un po' mi è venuto in mente che dici questa cosa per poter fare battute sugli ebrei, cioè mi sembra abbastanza evidente. Certo, non diresti mai che sei mezzo omosessuale per fare battute sui gay, presumo, non lo so, però correggimi. C'è qualcosa che non si può dire in Italia? Cioè c'è il politicamente corretto anche nella comicità, oppure te ne batti il belino, come dicono i genovesi? Secondo me si può dire si può dire tutto, anzi l'errore per esempio nel pezzo di cui stai parlando che faccio io è quello di, nel momento in cui giustifichi quello che stai per dire stai già facendo un errore, perché certo, è meglio dirlo, però ci sta e si impara, sto parlando di me e no, nel senso, per me si può dire tutto in Italia, dov'è che non si può dire? Cioè nel momento in cui Beppe Grillo fa il monologo che ha fatto sul figlio, ma più di così, cioè io, ma più di così, cioè puoi dire quello che vuoi. Come dice Ricky Gervais, devi sempre contare che magari qualcuno si offenderà e poi sta a te prendertela o meno. Insomma, se lo dice lui... Detto questo, dice anche che tanto non devi invitarli a cena, quindi insomma... Esatto, non ci devi... Cioè, secondo me veramente c'è un qui pro qua sul concetto di si può dire o non si può dire, che è pazzesco. Cioè, secondo me si può veramente dire tutto, è un potere che hai. Soprattutto, sai cosa? Puoi dire tutto, è l'ascolto che hai che ti dà o meno potere.
chiamiamolo così, valore alle parole. Però si può, gran bene che si dica tutto, nel senso che le parole sono tendenzialmente meglio delle azioni. Senti, a proposito di comicità e tempo, abbiamo avuto Bene in casa, uno degli autori della pezza di Lundini, certo, che ci ha spiegato che il format è anche ideato in vista dei social, quindi diventa virale, un po' come LOL alla fine, no? Si prendono dei pezzetti, si lanciano. Questa cosa secondo me ha cambiato un po' anche il tempo di reazione del pubblico, cioè adesso siamo un po' nel fast food della comicità, vuoi tutto subito e che faccia ridere. Questa cosa qua ti impone una scrittura diversa nelle battute? Te lo poni come problema o tiri dritto e dici io sono io e scrivo comunque così? Guarda, è una bellissima domanda quella che hai fatto, cioè nel senso è una bellissima e giusta analisi. Secondo me devi assolutamente fare quello che vuoi, cioè non pensarci a questo, perché sennò non riesci più a produrre cose. Poi se hai un talento come Valerio, che è un produttore di meme, cioè lui ha fatto una cosa fighissima, secondo me non è tanto stato pensato per YouTube, poi la pezza è diventato quello nel momento in cui la Rai ha avuto questa idea formidabile, pensate un po', di lasciare il materiale libero su internet. Certo, e non si può prescindere da questo, perché comunque le battute sono fast food di loro. Se pensi quando vedevamo Mai Dire Gol, sì, la domenica, io sono dell'87, il giorno dopo al liceo ripetevi le battute, certo, è esattamente come fare un meme. E quindi la comicità deve essere subito raggiungibile, devi subito trovarla su internet al volo proprio. Se devi andare su un sito complesso, già stai perdendo del tempo, certo, chiaro. Perché io voglio subito farti ridere citandoti quella battuta, facendoti vedere quel meme. Quindi però non devi pensarci, se inizi a pensarci poi scrivi come un deficiente, cioè fai come quelle robe tutte su YouTube urlate, che non la reazione a questo che è un genere, ma secondo me non può essere tutto così, come vedere un film che sta tutto il tempo a 300 all'ora, cioè dopo un po' ti fanno impappa gli occhi. Certo. Senti, qua da Twitch ci chiedono gli ascoltatori se farai una seconda edizione della tua web serie. Bellissimo, grazie a chiunque l'abbia chiesto, sarebbe bellissimo pensarci. E perché, cioè, nel senso, sarebbe molto bello, sicuramente non per Repubblica, perché esatto, quello è un esempio al contrario di chi fa delle cose per il web ma poi le mette su dei portali che definire irraggiungibili a dire poco, diciamo. Però no, non per loro, ma sarebbe bello provare a fare una nuova serie comedy tipo quella. Sì. Sì, anche perché se si inizia a parlare di comicità in questo periodo è il momento giusto per cavalcare l'onda. Va bene, grazie Luca, il nostro tempo purtroppo è finito. Guardate come ci si diverte, come quando passa. Eravamo in pianura però, ragazzi. Avete visto come sono riuscito a dimostrare quel cliché del comico che quando poi non è sul palco è sempre triste? Però attenzione, no, una cosa vero, voglio un dire, cioè, è scappata la risata. Cioè, il punto è questo, che uno pensa che quando fa il comico, poi quando se ne si parla e si chiacchiera con un comico deve per forza fare battute, ma no, noi stiamo parlando proprio del tema della comicità, quindi ci sta di ragionarci in maniera pacata, tranquilla, qui in questo programma. No, ma io sempre, scusa Luca, ci si rompe i coglioni in questo programma, ci si annoia. Comunque scusami, vuoi che ti faccio ridere? Come rispondo sempre ai miei amici, mi dicono fammi una battuta che fa ridere, dammi 20 euro. Questo è vero. Mica lavoro gratis. Io di solito chiedo che lavoro fai tu, cioè quando me lo dicono che lavoro fai tu, ti rispondi, dico ok, allora fammi un'analisi di mercato di quella cosa. Ma il volo però adesso. Ultimissima domanda, scusami Luca, come hai spiegato ai tuoi genitori che lavoro fai? Anche questa domanda. Mio padre era terrorizzato quando ho iniziato a salire sul palco, perché giustamente lo vedeva, lo capisco, cioè era una visione molto novecentesca, certo, di andrai sul palco a fare il saltimbanco, queste cose. Però poi dopo, quando ha visto che ero contento, era molto felice. E quando hai visto che lo pigliavi anche per il culo, era contento. Fai un'imitazione. Io penso che lui odi questa imitazione, certo, ma quando poi è successo che per strada gli hanno detto ma lei è Dario Fo, lì secondo me gli è partito un po' inorgoglito, un po' inorgoglito. Va bene, grazie Luca, ci sentiamo per la prossima, intanto in bocca al lupo. Grazie per a voi, tutto ragazzi. Ciao. Crepi il lupo. Ciao. Va bene ragazzi, allora abbiamo finito il nostro tempo qui su Radio 24. Se volete continuare a seguirci, ci trovate su Instagram Off Topic 24, ci trovate su Twitch Off Topic 24 con le nostre live, e poi ci trovate ogni giorno con Brutto, il podcast daily che vi racconta una notizia di giornata, sempre con la leggerezza che ci confà, come si 4 dice. 4 minuti commentiamo la notizia del giorno, lo trovate su tutte le piattaforme giusto, podcast. Giusto per il caffè della mattina. Sapete, abbiamo riso un sacco, però abbiamo pensato solo a come passa il tempo quando ci si diverte, solo nel breve tempo, quando
si guarda un comico, invece non come passa il tempo della vita. Oddio. Cioè quando arrivi a 80 anni e dici la mia vita è passata così in fretta, e quindi vorrei lasciarvi con una punta di malinconia. Va bene, ok, così. Ci sta. A me sta bene.